Empoli, partiamo da chi è Lorenzo Simic? Non ti conosciamo molto, hai fatto una breve esperienza alla Samp, ma dobbiamo ancora conoscere il giocatore Simic. Tu capisci l'italiano o siamo... Hai capito la domanda? No. Let's put an easy question, just to give a welcome to Empoli. Present yourself as a player, because your period in Sampdoria has been too short to give a full understanding of you. Ciao a tutti, Lorenzo. I play before Sampdoria in Hajduk Spalato. I play 30 games. After this, I come in Sampdoria. I play Sampdoria just friendly games, 6 months. I think I agree with the coach and everybody. For me, it's the best that I play, and for this, I come in Empoli. And I think together we must do big things. Ho giocato prima di giocare nella Sampdoria, ho giocato nella Hajduk di Spalato. Abbiamo parlato con l'allenatore e avevo bisogno di giocare, quindi abbiamo trovato una soluzione che fosse una soluzione vantaggiosa per tutti, e Empoli è sicuramente una piazza dove posso giocare, e sono venuto qua per dare il meglio di me. Ecco, ho parlato con il mister Giampaolo, se gli ha detto un po' insomma di Empoli e dell'atmosfera di Cech, che è una piazza adatta per un giovane. Does Giampaolo told you something special about Empoli, or does he present Empoli as a place where the young guys has the possibility to grow up? Yes, I speak with Giampaolo about Empoli. I speak with a lot of guys about Empoli. They say everything the best about Empoli. And I speak with guys in Empoli. Everybody say good things about Empoli, and because of that I'm here. Tutti quelli con cui lui ha parlato gli hanno parlato bene dell'Empoli, sia Giampaolo, sia i giocatori della Sampdoria con i quali ovviamente a quali ha chiesto, ma anche con i giocatori dell'Empoli, perché comunque ovviamente tutti i giocatori di parte slava, tra virgolette, ovviamente gli hanno raccontato, e è stato anche più facile per lui parlarci. Ti chiedo se hai mai giocato in una difesa a tre, e soprattutto col sistema che ha l'Empoli di difendere, quindi in funzione della palla e non del gioco. Have you ever played in a defensive line with three players, and have you ever played with a defensive system where you have to play in function of the ball and not of the man? I play with the three when I was younger in Hajduk, when my coach is Igor Tudor. I play with the three defenders and I know how play this, but this without don't looking the player, looking the space, look at the ball. I just when I come in Italy with Giampaolo, I just that when I start to teach this with Giampaolo. Ha giocato con questo sistema difensivo quando era con Tudor nelle giovanili dell'Hajduk Spalato. Chiaramente il passaggio dalla palla all'uomo, dall'uomo alla palla è avvenuto quando ha iniziato a parlare con Giampaolo, quindi quando è venuto in Italia. Ecco, se questi 6 mesi che ha passato alla Samp sono stati quelli più che altro, visto che non ha praticamente giocato, di ambientamento per conoscere l'Italia e per conoscere il calcio italiano. These 6 months you spent in Sampdoria has been useful for an adaptation to the new country and to know Italy, more or less. Yes, of course. Now my Italian is very bad, but I understand something when you speak slowly. I understand, but when you speak faster, I don't understand. But people, I understand everything, how everything function, football, everything. Now everything clean for me. Tutto chiaro per lui, è chiaro che il suo italiano non è ancora sufficiente, però capisce quando gli si parla lentamente, gli è più difficile rispondere in italiano, ovviamente, quindi è più facile parlare in inglese. Senti, l'ultima per me, arrivi, cioè confermo giusto con il diritto di riscatto per l'Empoli contro il riscatto per la Sì, Samp. sostanzialmente è una formula di prestito, non è che non andiamo a Però imperagarci, sì, ma non andiamo a fargli pressioni sul futuro, perché andiamo a toccare una sfera di complicazione anche difficile da spiegare, da in maniera più tradurre. semplicistica, la Samp crede molto evidentemente nel giocatore, quindi ti chiedo che stagione ad Empoli sarà questa per te, quanto è importante questa stagione per la tua crescita professionale? Because of the beliefs of Sampdoria in you, how do you think that this season will be important for you playing in Empoli to coming back to Sampdoria in a higher level? I think for the young player is the best when he plays. I think if I stay in Sampdoria, play 5 matches is
worse than come here and play 35 matches. I come here to play and help the team, and we must do this, that Empoli come back in first division, because Empoli belongs there. Non traduciamo la parte del ritorno generale. Because of that I'm here. Allora, giocare 5 partite in Sampdoria è sicuramente molto meno utile per la sua crescita che non giocare 35 partite, quindi lui ovviamente fa una scelta tra virgolette egoistica per mettersi a disposizione e per il suo futuro. È chiaro che lui ovviamente spera di contribuire, come tutti, al buon esito della stagione dell'Empoli. Siamo alla benissimo.